il paradiso delle signore Otto. Ecco quando tornerà la soap. Le riprese dell'ottava stagione del Paradiso delle Signore sono iniziate a pieno ritmo ormai da mesi. Gli attori sono tornati sul set, tra new entry e ritorni. Con i dettagli che continuano ad arrivare, in merito ai palinsesti, sempre con maggiore insistenza, i telespettatori si chiedono quando sarà possibile rivedere in onda le storie dell'Atelier di Milano. Il Paradiso delle Signore 8. La soap sostituisce Sei Sorelle nel pomeriggio. Il Paradiso delle Signore 8 continua ad essere registrato ogni giorno da parte degli attori, e molto presto i telespettatori potranno assistere alle nuove puntate inedite, in prima visione assoluta. Alcuni volti entreranno a far parte delle cast, sia per le nuove veneri sia per aggiungere ulteriore pepe alle trame principali della soap. Innanzitutto, per quanto riguarda l'orario della messa in onda, è stata confermata la fascia oraria dalle 16 alle 17. In questo modo, per un'ora, verrà trasmessa una puntata intera del Paradiso delle Signore, salvo imprevisti o speciali come è accaduto già diverse volte lo scorso anno. In questo modo, il Paradiso delle Signore prenderà completamente il posto, a quell'ora, di Sei Sorelle. Come era stato già preannunciato, la soap spagnola era stata inserita nei palinsesti soltanto per fare compagnia ai telespettatori durante i mesi estivi. Anche questa volta sarà interrotta e non è chiaro se proseguirà su un'altra rete, per esempio su Rai Premium come accadde l'anno scorso. La cosa però appare improbabile, visto che poi Sei Sorelle venne sospesa anche sulla rete secondaria. Probabilmente, quindi, dato che non si arriverà alla fine delle storie delle Silva, bisognerà attendere poi il prossimo anno per assistere alla prosecuzione della storia e magari al suo gran finale. Il Paradiso delle Signore 8. Le nuove puntate iniziano da settembre. Anche se i palinsesti possono variare, al momento sembra che il Paradiso delle Signore 8 tornerà ad andare in onda già dalla metà di settembre. I giorni del ritorno della soap saranno più o meno gli stessi in cui anche il resto del palinsesto tornerà a popolarsi, con il ritorno di tutte le trasmissioni principali della Rai, come per esempio, per il pomeriggio, La vita in diretta. Intanto torneranno le storie dei protagonisti, ed in particolare dovrà essere chiarito il segreto di Adelaide, di cui solo Marcello sembra essere a conoscenza. Bisognerà dare il benvenuto a nuovi personaggi, come il giovane e tenebroso Matteo, interpretato da Danilo D'Agostino che proprio negli ultimi giorni ha annunciato sui social la sua presenza nella soap. In più si assisterà anche alla gravidanza di Gemma, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe interrompersi tragicamente prima della nascita del suo primo figlio. Si vocifera anche di alcuni ritorni, come per esempio quello di Marta, che potrebbe lavorare al fianco di suo padre Umberto e schierarsi quindi contro l'ex marito Vittorio. Voi che cosa ne pensate? Continuerete a seguire il Paradiso delle Signore anche per questa nuova stagione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.